Bella ragazzi, siamo qui alla Chainsaw Night al Rock and Roll di Milano con gli organizzatori. Bella. Niente, prima domanda di rito, presentatevi un attimo, raccontaci un po' in cosa consiste il progetto. Il progetto consiste semplicemente nel voler unire in qualche modo una scena che in qualche modo già sta tornando in questo momento in Italia, ma dare la possibilità alle persone di non sentirsi sole, disperse e esclusivamente relegate in un unico genere. Quindi semplicemente quello che vogliamo fare è portare più generi della musica alternativa, sottogeneri e sottoculture insieme, unite, e far sentire tutti all'interno di una famiglia, perché è quello che dovrebbe essere, sennò la scena morirà. Allora, io vi faccio una domanda un po' per rompere il cazzo. Visto che sono una donna. No. Allora, sappiamo già che ci sono comunque delle serate alternative a Milano e ci sta, è bello anche comunque la gente vuole avere più scelta. Se dovesse voi vendere un po' il vostro prodotto, che cos'ha la Chainsaw Night di diverso rispetto alle altre realtà alternative della zona, comunque di Milano? Perché penso che la differenza principale tra la Chainsaw Night e le altre realtà alternative a Milano è che le altre sono forse più indirizzate su un unico genere alternativo e hanno un colore ben preciso che si basa soltanto su un filone musicale o un paio al massimo. Chainsaw Night invece, il colore di Chainsaw Night è avere più colori possibili. Ci concentriamo sia sull'elettronica. Siamo più trasversali, assolutamente. Ci concentriamo sul metal, sull'elettronica, sui generi crossover. Non ci piace etichettarci soltanto in un filone, ci piace esplorare più sfaccettature possibili della musica. Una cosa che mi ha incuriosito molto del vostro nome, appunto Chainsaw Night, questa roba appunto della motosega, no? È un'immagine molto evocativa, no? Che rimanda anche a tutta una serie magari di contenuti, horror, film, canzoni, cose. Come mai la scelta proprio di rimandare a questo tipo di immaginario così, anche appunto violento, gore, quello che sia, splatter? Proprio per questo motivo, innanzitutto c'è da dire, sia io che Blast che Sasa siamo estremamente amanti di tutta la cultura appunto horror, anni 80, okay, lo slasher, tutto ciò che anche da un certo punto di vista può essere definito cruento, ma allo stesso tempo rientra a livello di immaginario in quello che è un ambiente alternativo, non per forza rilegabile ad un unico sottogenere, ad un'unica sottocultura. Chiaro, questo è il punto, semplicemente. Non è per forza indirizzato al metal, non è per forza indirizzato all'elettronica, non è per forza indirizzato all'emo, quello che è un qualcosa che può unire chiunque da un certo punto di vista, e questo ci piaceva. Chiedo il vostro background artistico musicale. Beh, io sono cresciuto a Monza e a Milano. Il mio background culturale è un po' il mondo dei tatuaggi, dell'hardcore music, il post-hardcore, il metalcore, e lo scrivo. Il background musicale, diciamo, alle medie era più la dubstep, l'elettronica, okay. Infatti sono molto contento del fatto che con Chainsaw Night siamo anche riusciti a reintegrare un po' quegli aspetti lì, ma poi sono cresciuto e mi sono formato nella scena death metal, black metal, sempre qua a Milano generalmente, per poi esplorare hardcore punk, metal, quei generi affini. Per me è estremamente vario, nel senso, sì, solo, esatto, death. Basta, solo death, non è vero, cioè io parto da tutto, raga, cioè dal filone metal, alternativo, tutto quello che rientrava comunque nel metal quando ero piccolo, poi mi sono estremamente espanso, sono fissato con tutta l'elettronica decostruita, tutto quel tipo di filone lì, che comunque in parte riproponiamo qui, speriamo di ampliare tutta la witch house, la funk, tutto quello che comunque deriva da certi rimandi, insomma, quello. Quindi questa serata non è per un genere o per un altro, come dicevate voi, è più per trovarsi e per distruggere, tra virgolette, le diversità che ci sono tra tutti i generi, esatto, che ci sono in tutta la scena. Esatto, cioè io voglio combattere questa cosa, ma in maniera del tutto, cioè proprio anche noi, con cattiveria, nel senso, anche noi di vaffanculo. Tutto ciò che serve a dividere non serve a creare un qualcosa di alternativo, serve soltanto a creare odio. E l'odio non porta a una crescita della scena, porta, come è successo in passato, a richiuderla. Come la seconda parte della scena core, tutta la fine che abbiamo visto intorno al 2015-16 è stato palesemente uno stallo lungo che soltanto artisti esteri e non sono riusciti a riportare in parte. Noi lo stiamo cercando di riportare, funziona molto bene, però speriamo che la gente capisca una cosa: non dividetevi sti cazzi se ascoltate un genere o un altro, l'importante è che facciamo parte di un qualcosa che sia da un certo punto di vista diverso, perché lo è obiettivamente, cioè non stiamo a fare ghetto, cioè questa è la cosa, però pure se fosse va bene uguale, no, capito il senso, no. Fanculo e reggaeton, però uniamoci in qualcosa che ci rappresenta, senza dividerci all'interno di altri sottogeneri inutilmente, perché se no non ti piace l'arte, ti piace soltanto una minima parte di una cultura,
e rovini la scena. Faccio una domanda in particolare a te per quanto riguarda anche il tuo canale YouTube, eccetera. Secondo te, a Milano sicuramente c'è una scena anche abbastanza prolifica, probabilmente anche a Roma, ma pensi che il tuo percorso anche di, chiamiamolo, educazione musicale in un certo senso, anche sì, magari dei più giovani, eccetera, abbia contribuito a creare una scena? Cioè i ragazzi che sono qui vengono anche perché comunque ti seguono, hanno avuto una certa formazione, o era una scena preesistente? Cioè, onestamente proprio. Sicuramente l'ho spammata e sicuramente molta gente quando viene, mi conosce, mi scrive a me, vede che la spammo. Però sono sicuro che ci fosse già prima questa esigenza, questo è il punto. Probabilmente stiamo cercando di portare un qualcosa che chiunque magari che faccia parte di questo ha sempre necessitato e non gli è mai stato dato, cioè questo è il punto. Poi ovviamente è influenzato da me, è influenzato anche dagli altri, è influenzato da tutto quello che si sta creando anche qui a Milano con altre serate. E ovviamente noi sfruttiamo questa fortuna, tra virgolette, di poter spostare persone comunque anche tramite social o quello che ho creato io su YouTube per dare un futuro a tutto questo. Ok, no, io adesso vi chiedo, magari non per fare spoiler se non volete, però se avete intenzione o nei vostri progetti quello di collaborare magari con degli artisti emergenti e non, e quindi non lo so, magari fare una parte in cui suonano artisti, gruppi eccetera, e poi fare un DJ set, se è magari in programma questa cosa. No, dunque, per adesso siamo alla quarta serata, ancora artisti da portare live prima il DJ set non li abbiamo ancora portati. Io è dal 2019 che comunque sono attivo nella scena metal trap italiana, insieme ad altri artisti sia qua sia a Roma in particolare. Abbiamo comunque portato un piccolo movimento che adesso tramite la Censo Night sta anche trovando luogo e modo di riprendere vita. E sicuramente abbiamo già in mente degli artisti, no spoiler ovviamente, abbiamo in mente degli artisti e delle band che in futuro ci piacerebbe portare, che pensiamo siano molto coerenti con il tipo di immaginario e di linguaggio che stiamo portando col progetto Censo, quindi sì, in futuro decisamente. Il vero obiettivo, parlando proprio futuristicamente, della Censo Night, qual è il vostro proprio obiettivo? Ingrandire sempre di più e creare un evento che già è in realtà spoiler fisso sempre, non per mangiarci sopra eccetera, cioè anche taglia questa parte. Si tiene al TV verite. Okay. No, in realtà fondamentalmente l'idea è quella di dare uno spazio fisso a tutta questa gente, perché sennò la scena muore di nuovo. Cioè io a 15 anni non potevo trovare realtà così, voglio dare spazio a chi li ha adesso, ma anche più età, non mi interessa. Poi si fa, io ci tengo veramente, cioè col cuore. Che cazzo, l'abbiamo cercata per anni una roba così, no? Adesso abbiamo l'età e si suppone la testa per costruirla. Esatto. Sta riesplorando di nuovo. Grandi. E avete intenzione di rimanere qua a Milano per ora oppure? Per ora sì, ma solo per rendere fissa la cosa, ma già ci sposteremo, già sappiamo tutto. Quindi ti faccio le ultimissime due micro domande, poi giuro poi basta. Micro domande, allora, no, beh, quanto pesa una micro domanda? No, beh, prima domanda seria è: piedi sì o no? sì, assolutamente. Ma io neutrale in realtà. Okay. No, si astiene, no. Spiega il neutrale. Non sono non te ne frega un cazzo. Non me ne frega un cazzo. Ah, ok, è chiaro. Se ci ha astenuto. I piedi belli. Dai. Quindi due. Approvati vostri. La domanda meno seria è vero secondo voi che in Italia in generale c'è la gente ma non ci sono gli spazi? Cioè ci sono gli artisti, c'è il pubblico, ma mancano ne conosco le realtà. Io conosco una marea di gente, una marea di persone, la scena è attiva in realtà, ma ci sono anche gli spazi. Il problema è sempre quello che gli spazi vogliono solo mangiare sopra, si perde sempre più la passione. Se si perde la passione, anche un evento che guadagna tanto non porta guadagno all'artista. È strano però, cioè, se c'è così tanta gente che effettivamente è appassionata di questo genere, perché non belli, ci sono stati vari motivi rispetto alla Milano di anche 15 anni fa, per fare un esempio, di quando ero piccolo io, dove in realtà i posti c'erano. Negli anni, con un po' la morte della scena, con il fatto che probabilmente c'è stato troppo purismo e chiusura mentale in molte scene alternative, non c'è stato un ricambio generazionale, che secondo me è stato quello il vero motivo per il quale la scena poi è morta negli anni. Okay. I posti vengono a mancare, la scena si fa con la musica, si fa con gli artisti, ma soprattutto si fa nei posti. Devi avere quel posto tuo di appartenenza, come poteva essere San Lorenzo a Roma, come poteva essere Colonne a Milano. E
infatti è bello rivedere anche Colonne adesso che si sta ripopolando. E Censo vuole essere proprio questo, vuole essere di nuovo un posto che sia fisico, che sia concettuale, che sia dove certo. ci sposteremo per far sì che la scena si riunisca. Sognate magari in futuro di avere un luogo vostro, sì, e non dovervi appoggiare più a... Assolutamente. Più gente si affilia al movimento, più i posti usciranno. Cioè, 15 anni fa i posti c'erano, la scena c'era, i concerti c'erano quotidianamente, ma adesso c'è poca gente, tra virgolette, più aumenteranno, più spunteranno opportunità per tutti, sia per suonare, divertirsi e frequentarsi. D'accordo, noi vi ringraziamo e con questo grazie abbiamo finito di rompervi i coglioni. Vi ringraziamo grazie, ovviamente grazie per mille, l'opportunità, raga. Grazie mille ragazzi.